Rodolfo Leone inizia ufficialmente oggi la sua avventura da presidente della Rarinantes. Non è un'avventura nuova, io sono stato il primo presidente della Rarinantes nel 1982, l'ho fatto per 4 anni, poi sono sempre stato vicino alla società e ultimamente, su richiesta di tutti gli amici, soci, direttivo eccetera, ho accettato di fare quel poco che posso fare con quel non molto tempo che ho, però decisamente l'ho voluto fare e sono contento di farlo perché la Rari è sempre nel mio cuore. Quali saranno gli obiettivi della sua presidenza? La squadra femminile milita in A2 dopo la retrocessione, così come quella maschile. Non so, gli obiettivi magari saranno quelli di far tornare la grande pallanuoto a Imperio. Sì, prima bisogna risanare il bilancio che ha avuto qualche problema e per questo ci vorrà un annetto di tempo. Nel frattempo prepariamo le squadre, soprattutto i nostri giovani. Penso che l'obiettivo non di quest'anno ma dell'anno prossimo dovrà essere il ritorno di tutte le due squadre, femminile e maschile, in Serie A1. Oltre a lei sono stati eletti anche i membri del CDA, del Consiglio. Chi sono? Consiglio direttivo. Cioè sono rimasti quelli che già c'erano e sono stati eletti attualmente nel Consiglio direttivo, c'è Silvio Todiere, Luca Ramone, Maurizio D'Angelo che è il Presidente uscente. Presidente e Marco Poracchia.